Ciao a tutti ragazzi, sono Stella, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo entrati su Heavenly Sword. L'ultima volta avevamo completato il capitolo 2 salvando Shen e il resto del clan, sconfiggendo anche uno dei generali di Reborn, ovvero Squamata, che era tipo un'anaconda troppo buffa, una donna brutta. Tuttavia, alla fine dello scontro, Naika ha ucciso Squamata. Tuttavia, sono arrivati i soldati di Reborn con Reborn stesso e hanno catturato Naika. Quindi, Kai ha seguito i soldati che hanno portato Nariko alla fortezza, al tempio di Boan, per appunto salvare la sorella. Che tra l'altro, avete presente che nello scorso episodio aveva iniziato a venirmi qualche dubbio sulla parentela tra Nariko e Kai, perché mi ricordavo che fossero sorelle. Sono andata un attimo a controllare su Wikipedia e Kai sì, effettivamente era la sorella di Nariko, ma è la sorella adottiva. Quindi, perché abbiamo assalito il dubbio, perché io mi ricordo che erano sorelle in quel dialogo che c'è stato tra Nariko e Kai, in cui diceva che Kai diceva quando raccontava in poche parole di come Nariko l'aveva trovata, che era come praticamente una bambina abbandonata, lì abbiamo avuto il dubbio. Ma allora non sono sorelle. Effettivamente non sono sorelle, sono però. Lei è la sorella adottiva di Kai, perché è stata abbandonata, no, più che altro ha perso la madre. Ma poi queste robe le vedrete tempo qualche minuto, perché ragazzi stiamo per completare il capitolo 3 con il segmento sempre più in alto, che avevo anticipato nello scorso episodio essere l'ultimo segmento con Kai. Finito questo, finiremo tutti i pezzi con Kai, perché gli ultimi due punti sono con Nariko. L'ultimo punto si tratta ovviamente del terzo boss del gioco. Quindi andiamo. L'avevo lasciato per oggi perché non solo per il fatto che da questo segmento in poi parte una sequela di eventi che più o meno durano in totale una mezz'oretta, quindi entro questo episodio forse finiamo il capitolo 3, ma anche perché il pezzo in cui si fa la Megia è abbastanza lungo, perché non solo ci saranno una miriade di arcieri, balestrieri o piccine scatole, ma la cabina che ci porterà fino all'armeria è lenta, quindi impiegheremo un po' di tempo ad arrivare. Ora, dalla prospettiva sembra corta la strada, in realtà è colpa della prospettiva. Eccoci qua, quindi sempre più in alto. Ah, e poi dopo su Wikipedia c'era scritto che, parlando delle informazioni che sono andata a controllare ieri, non solo Kai è la sorella adottiva di Nariko, ma anche 18 anni, che ieri stavo ipotizzando quale fosse l'età di Kai. Effettivamente, quindi ha 18 anni. Avevo ipotizzato che l'avesse tipo 20, 19, no, ne ha 18. La mia coetanea, in pratica. Andiamo. Che bello quando rompe la quarta parete così, tieniti stretto. Ok, adesso è il momento, come vedete, è un po' lunga. Il tragitto sarà lungo. E arriva gente da tutte le parti. Quindi mi metto subito a mirare. Prima arriva gente da qui, quindi partiamo subito. Oh, l'ho preso! Ok, prima volta che faccio fare un balestriere così, ma hai fatto fuori così. Sono abituato a farli fuori con. No! Devo evitare che mi colpiscono troppo, perché più mi colpisco, più la carrucola, cioè più la cabina dà meno protezioni, insomma, perché dà meno protezioni perché è di legno e quindi quando viene colpita dalle frecce si spacca. Eppala! Vai, 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 facciamo il tiro al bersaglio. Mi piace troppo sto pezzo, uno dei miei pezzi preferiti, perché colpisci bene la gente. Ho sempre detto, i livelli di Kai mi piacciono quando devi stare fermo a sparare. Questo è uno di quei momenti. Vai, 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 perché lei è una balestrea, quindi. Se inoltre quando devi sparare devi star fermo, piacciono davanti i suoi livelli quando devi star fermo e sparare. Prendo anche. No! Vado a rompere il vaso che serve per i punti, oltre che per la vita. Da lato, arriva da qui! Arriva dall'altra parte adesso. Vai, 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 vai.
Devo tenere, vi ricordo che per mandare la freccia devo tenere premuto il pulsante che ho usato per spararla, quindi quadrato, e poi premere, e poi muovere il controller, inclinarlo proprio. Olè. Un simbolo l'ho preso. Vai, 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 ce n'è uno, è andato avanti uno. Madonna, che male. Vai, 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 dritto in testa. Madonna, che male, vai. Che male che gli faccio! Comunque sta dinamica è fantastica, in ogni caso. Vai a vedere cosa c'è qualcosa qui. Non c'è niente. C'è qualcun altro? Aia! Dove sono? Dove sono? Non li vedo. Dove sono? Sono cieca. Ah! No. Dove sono? Ah, sono di qua. Vedo le frecce di vai da qui. C'è questo! Ora! È morto? Ok, la telecamera si gira da sola. Qui adesso dovrebbe esserci gente che scende da. Oh, da là in alto a sinistra! Devo guardare. Ok, che la telecamera aiuta perché si gira dalla parte in cui arrivano. Però poi dopo, se ci sono 100.000 posti in cui si può posizionare una luce, devi vedere tu. Fantastista. Tra l'altro, c'è una luce allucinante. Secondo me, voi vedete poco. Che perché ho guardato un attimo i video. Gli episodi scorsi ho visto che l'ho colpito proprio in quel posto. Perché sì, perché questi sono infami e la devo. No, no, no. Cos'è caduto di là? Ok. Chiari sta riparata quando non miro, perché l'altra volta vi chiedevo ma come fanno a colpirmi e vi stavo chiedendo dentro di me come fanno a colpirmi se sono coperta. E perché? Ecco, ricolpisco tutti quel posto perché sì, perché sono tutti degli stronzi. Cos'è che stavo dicendo? Vi chiedevo dentro di me la scorsa volta perché mi fanno male se sono dietro da un riparo? Perché Chiari quando giustamente deve sparare, si espone. Infatti, pensateci, quando dovete far fuori un nemico che si nasconde dietro delle mura, dovete aspettare di solito che si prepari a sparare. Perché quando spara si espone. Ok, ecco gente da là. Voi non li vedete, io li vedo. Sono piccolissimi. Oh, dritto in testa. No, anzi, sulla schiena l'ho preso. L'ho preso sulla schiena. Attenzione che arriva, arriva la freccia, quello lì è buggatissimo, non riesce a passare ad oltrepassare l'amico. Madonna che pirla. Vai, 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 vai. Vai, vai. Il vero problema, sapete quando arriva, quando stiamo arrivando alla fine, perché ricordo che alla fine la mia si complicherà giusto un pochino, eh. Poi vedrete come. Cazzo quello. No, 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 non mi colpirai. Ti ammazzo prima che tu mi possa colpire. Perché sono forte. Guardate intanto dove siamo arrivati lontanissimo nel frattempo. Che siamo. Mentre abbiamo passato il tempo a far fuori gente, siamo arrivati quasi alla fine. Siamo a 9 minuti tra l'altro. Quindi, così mi ricordavo bene. Questo pezzo era bello lungo. Non c'è più nessuno? Spacco il vaso, già che ci sono, tanto non penso di morire. Detto fatto, adesso muoio. Qui sento dei suoni strani. Ecco. Ecco la cabina che si spacca. Fantastico. E là gli ultimi balestrieri che dovevo far fuori così. Dovremmo far fuori da sotto sopra. Fantastico. La donna Kai è agilissima comunque, eh. Riesce a sparare.
tenendosi coi piedi all'unico sostegno che c'è. Tra l'altro non posso neanche riparmi perché per appunto la cabina è andata, quindi devo far fuori questo qui. Veloce prima che mi ammazzi. Tra l'altro tutto il mondo sotto sopra ha tutto un altro aspetto. Oh, a posto. C'è qualcun altro che vuole rompere? Comunque dovremmo essere quasi arrivati, intanto. Siamo finiti un altro livello? No, è un altro. È sempre. Ecco, ho detto che questa cosa mi confondeva assai da bambina perché adesso qui ho fatto fuori tutti quanti, quindi devo aspettare che adesso la cabina, cioè il cavo, il gancio della cabina arrivi alla fine. Vai, che ce la possiamo fare. Poi trovata la Heaven's World, tra l'altro si può interagire anche con l'altra roba qui dentro. Quindi interagiamo prima con quella roba lì, prima di prendere la Heaven's World, che già la vedete, sta qui, è quella lì, ve la faccio vedere. Ecco, è questa, signori. Bond la voleva solamente per mettere nell'armeria e far vedere a tutti gli altri che era un figo solo perché aveva una spada che si dicesse divina. Basta. Per il resto non l'avrebbe mai usata. Ma no, neanche tanto. L'ho fatto troppe volte, ecco perché non mi è sembrato troppo. Individuo da Ivany's World. Sì, l'ho già vista, ve l'ho fatta vedere. Comunque, qui possiamo interagire con le cose qui, quindi diamo un'occhiata, che è interessante. Arma sottratta a Dran l'Empio e infilata nella sua gola per punire i suoi peccati. Minchia. Purtroppo la morte è sopraggiunta prima di poter inserire anche lo scudo. Madonna, brutale. Diamo un'occhiata da così, andiamo per ordine. Gli ultimi resti del grande capo Tao del clan Barbaro del Serpente Dorato. I primitivi verranno cacciati, la pace trionferà. Cioè, della serie, la brutalità di Reborn è devastante. E queste sono le prove. Qui sono appesi i resti del generale Bane, un tempo devoto comandante e amico, ma non ci si deve fidare di chi non mostra il suo vero volto. E perché questo era uno mascherato. Qui c'è un corpo che non ci fa dividere, non ci fa non ci fa vedere che cos'è. Spada presa dal corpo di Lang Tzu per aver disonorato il Reborn durante il periodo trascorso al monastero del Tempio dell'Acqua. Gli insolenti verranno puniti. Che cazzo aveva fatto? Era andato al tempio, punto. Vabbè, in ogni caso, ricordiamo. Allora, ragazzi, comunque vi ricordo che Kai è venuta qui alla mea perché gli ha chiesto Nariko. Nariko adesso a combattere nell'arena, se la sta vedendo con i peggio mostri, i mostri di grugno, delle bestie terrificanti. A malapena l'ultima volta abbiamo fatto fatica, siamo riusciti a farne fuori uno, adesso avevamo detto alla fine del combattimento, fa boh, momentiamo la situazione. E quindi adesso arriveranno 150.000 mostri a far fuori Nariko e quindi senza Heaven's World sarà spacciata. Quindi Kai è andato all'armeria a prendere Heaven's World per poi portarla alla sorella adottiva. Sumi, ripugnante strega guerriera dell'isola occidentale, è morta meglio di quanto non abbia vissuto. La sua morte serve da monito a tutti coloro che cercano di infrangere il nostro nobile sovrano. Madonna, che roba. Goran, capo di Aquantia, è impiccato qui come punizione per essersi opposto al regno del nostro glorioso Boran. Più grande lo scudo, più grande è il corazzato che vi si nasconde dietro. Io pensavo che più grande è, più meglio sei protetto. Il grande guerriero Cavallo Rotto era particolarmente abile con due armi. Purtroppo nessuna delle due è stata in grado di tenere testa alle spade del generale Volpe Volante. Minchia. Perché Volpe Volante ha una miriade di spade, è per quello. Sottratto dalle mani mozzate di Glotis, tirava nella cima gemente. Anche la montagna più maestosa va in polvere sotto i piedi del nostro misericordioso re. Misericordioso sto cazzo, però ok. Ok, abbiamo visto tutte le cose. Si è mosso uno qua. Si è mosso uno qui con un bug. Vabbè, dai, che prendiamo la Heaven's World e filiamocela. Andiamocene. Non vale come averle pugnate in battaglia perché non la sto usando. Ah, la madre di lei, è la madre di Kai. No, è morta. Poco, piccolina.
Me l'hanno messo il corpo della madre lì. Merda! Presto, Kai, via, 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 via! Via, 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 presto, cari! Sì, corri, piccolina! Come faccio a inseguirti se tu non corri? Io conterò fino a 10 e poi sto via a prenderti. Mia, ragazzi, che caga! Quindi Volpe Volante ha ammazzato la madre di Kai. Povera Kai! È terrorizzata. E intanto qui ecco che rompono i coglioni all'Enrico nell'arena. Come faccio fuori 50 gorilla, mutanti, strani o uomini mutanti, qualunque cosa siano, con una spadina? Con una spadina, perché una spadina? Ma non è neanche una katana, perché legge vuole. Allora, no, dovete sapere che c'è questo meme, sta battuta che c'è sta roba che ho notato io che. Ok, che questo non è un gioco giapponese, ma dovete sapere che una cosa che la. Aia. Adesso volano a terra quando li. Adesso volano a terra quando li butto a terra, però li devo pugnalare più volte. Aia. Aia, aia. Adesso volano a terra. L'ultima volta l'animaletto dell'altra volta non andava a terra. Tuttavia, questi se li butti a terra devi pugnalarli più volte. Arrivo su una corda! Sì! Grande Kai! Vedi di sopravvivere mentre che io faccio fuori questi, eh? Grazie, aiuto. Ok, adesso è il momento di far fuori la gente qui come si deve. Bene che Ebon non si è nel. Cioè, della serie, non si stupisce che gli è arrivata a la Avenis vuota da Nico, vabbè. No. Dovresti combattere! Cioè, è proprio più facile farli fuori senza. Continuare a parare qui. Aia. Ogni tanto qui i tizi del pubblico dovrebbero darci, ecco, dei vasi, cioè ce li danno da fuori dalla regia. Aiuto, aiuto. E che cazzo ho fatto? L'ho contrattaccato. Là. Ok, uno è morto. Uno su otto è morto. No, quanti sono? Non lo so. Via! Che questi attacchi rossi sono terrificanti. Non chiamarmi, insomma, quella parola con la P. E vabbè, queste robe che faccio, che ho schivato solo, eh. Via, via, via. Bello, mi piace come quello davanti paga e l'altro si prende i colpi, no? Che dinamica è? Vai, 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 vai. Oh! Aia, che male. E avanti ragazzi, una volta, posso farne fuori una volta, non posso tenere testa a 50, fai pugnalo, ecco, con la Heavenly Sword basta pugnalarli una volta e muoiono, invece con l'arma normale non. Come faccio a fare ste robe? Come faccio a fare sti contrattacchi? A malapena riesco a fare una combo normale, in compenso so fare le cose. Io non ho capito come so fare, come riesco a fare queste cose. Comunque, con la Heavenly Sword, questi pugnali con la. Con. Se questi pugnali con la Heavenly Sword muoiono. Se i pugnali con le spade normali no.
Ah, comunque penso di aver capito come fa ad essere sia in modalità doppia spada che in modalità una spada. Che penso che si possa, che si divida la Blaze World quando entro in assetto velocità. In effetti dà forse un po' l'idea di potersi dividere. Perché avete come adesso, se faccio così, non si vede l'animazione, ma penso che si unisca le due spade e poi diventa spada unica. Ai, 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 ai. Ok. Oh, tu sei l'unico rimasto, sei il più resiliente di tutti. Madonna, che roba che ho fatto! Premendo, facendo combo a caso. Gli animali di Grubnion, completato. Attenzione, momento del terzo boss del gioco, Grugno, che anche lui ha 3 barre vita. Per farlo fuori, come avete appena visto, dobbiamo, quando carica, quando si prepara a caricare, mandarlo contro come si chiamano questi? Torce? Vabbè, in quel caso dobbiamo mandarlo contro uno di questi. Là, che si fa male da solo. E intanto Boan lo insulta, povero Grugno, ma ha sempre fatto. È fortissimo da combattere, in ogni caso, ma ha sempre fatto un pochino tenerezza, poveretto. Attenzione, mi hanno tirato un vaso, non mi serve, però grazie. Sì! Ok, adesso è il momento di partire con la fase 2. No, prima devo aspettare che. Qui adesso per passare alla fase 2 devo premere il cerchio, sì, ma devo aspettare che faccio un attacco preciso che si incastri nel terreno. Ecco, questo. Ecco, se lo mettere qui. Quindi è bloccato, attaccalo da dietro. Ecco, è parte della corazza andata. La testa. Non è niente rispetto a quello che ti farò io. No, povero piccolo. Guarda. Ma no. No, dai. Cioè, anche Naiko si prende gioco di lui. Ok, è molto di caricare. Poi non capisco perché mai debba essere uscito con del grosso così, Bruno. Non l'ho capito. Che problemi dovrà. Con chi si dovrebbe essere messo Gohan per far uscire un purtroppo un ragazzino così? Con chi ti sei messo qua? Con un gigante? Aiuto, aiuto! Gli attacchi rossi ricordo che non si possono bloccare. Non mi ha preso! Vai, vai, vai! E vai, guarda intanto la gente che gli fa il tifo. Sì, stile livello 3 sbloccato, vai. Ho sbloccato il livello 3, quindi adesso posso avere 3 attacchi speciali tutti assieme. Ok, siamo arrivati al dover iniziare la fase 3. C'è un problema però, non devo aspettare fare l'attacco lì, ecco questo. Ok, vai, è bloccato e quindi lo attacchiamo da dietro. Triangolo. Aia. Ho spaccato i vasi nel mentre. Tutte. Ho 3 stelle! È tipo la terza volta che prendo 3 stelle e 3 simboli. Perché non ti fai da parte? Smettila! Basta parlare! Non vali neanche lo spazio che occupi! Ti vuoi decidere a combinare qualcosa o no? O devo uccidere i tuoi cuccioli! No! Non uccidere i cuccioli! Sono i miei unici amici! Lo farò. Adesso sei incazzato, attenzione. Cioè, volevo schivare. E teoricamente quando fa la carica dovresti schivare. Vai, vai, vai. Gli tolgo un botto come al solito. Perché la Blaze World fa un male a tutti. Un male cane a tutti. Aia.
Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, via, 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 via. Ok, adesso carica. Vai, 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 su. Su. Madonna che... Ai, 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 ai. Faccio, faccio questo. Ok, un momento, faccio la carica. Fai la carica. Ok. Posso colpirlo solo dopo che ha finito di fare... dopo che ha fatto la carica. Ma io non capisco mai se quando fa così se l'ho schivato o meno. Yut. Aia. Aia. Madonna che male. La telecamera aiuta tantissimo. Oh, siamo arrivati. Adesso deve fare il solito attacco adesso. No, devo prima tirargli un ultimo colpo. Ok, adesso, adesso teoricamente deve fare l'attacco che con cui si blocca e poi devo farlo, devo finire. Ulla! Aia! E adesso ora che fa... Aia! Facciamo che combatte, basta. No, adesso! Ecco, quando non me lo aspettavo. Vai, cerchio. Donna. Madonna! Tipo tutta la corazza è leggermente andata. Ok, adesso è, adesso continua a... E adesso continua il combattimento, anche se... cerchio ancora devo fare. Ok, adesso è il momento della tutta la sequenza. Aiuto! Veloce! Madonna, fa crollare tutto! Via! Madonna! Beh, adesso basta, adesso sei basta, adesso basta. Gliene ho suonate anche troppe. Stavolta non lo prende il calice in testa. Enrico, dobbiamo andarcene via di qui. Aia. Che stronzo! Ho giurato a Kai che non l'avrei mai abbandonata. Non posso tradire il giuramento. Hai già preso la mia vita. Che cosa vuoi ancora? Che cos'è che vuoi ancora? E così si conclude il capitolo 3 e si apre il capitolo 4, che è tipo ambientato sulle montagne. In ogni caso si concluderà con lo scontro con il quarto boss, come al solito. Ok, primo segmento si chiama Gatto e Topo. Ok, finito. Ok, detto questo direi che possiamo fermare l'episodio qui e nel prossimo incominceremo il capitolo 4, che io ricordo essere difficile come livello, ma solo perché ci sono i gorilla. Mutanti, uomini mutanti che rompono le scatole.